Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo l'unboxing dell'attuale top di gamma di casa Apple. Sto parlando ovviamente di iPhone 6S. Iniziamo subito. Ecco come si presenta la scatola di iPhone 6S. Come vedete è una scatola molto minimale, infatti Apple da ormai qualche anno sta facendo scatole sempre più di questo genere e vediamo innanzitutto nella parte frontale un'anteprima dell'iPhone che ricorda molto la scatola di iPhone 5S, ma qua vediamo appunto l'anteprima di dei nuovi sfondi, ecco, che sono stati rilasciati con questo terminale. Sui lati ovviamente iPhone 6S e sui lati appunto più piccoli invece troviamo l'adesivo della mela. Il retro, come al solito, troviamo le varie specifiche. Ricordiamo che questo è un iPhone Space Gray da 64 giga. Andiamo a sollevare la scatola, il coperchio, e eccoci subito qui iPhone 6S. Grazie alla pratica linguetta lo possiamo estrarre ed eccolo qui. La pellicola era già stata tolta in precedenza, ma comunque il contenuto della scatola non è stato ancora modificato. Lo mettiamo un attimo da parte. Grazie alla pratica linguetta andiamo a sollevare appunto questa parte e troviamo al sotto questo librettino con la solita scritta Design by Apple in California. Dentro, come al solito, troviamo la spilletta per aprire il carrellino della SIM e queste, per così chiamarle, istruzioni e gli immancabili Apple sticker. Infine, al di sotto, il contenuto è ormai da molto tempo sempre lo stesso: cuffiette AirPods e l'alimentatore appunto da muro, da parete, e infine il cavo Lightning con cui potrete appunto ricaricare il vostro dispositivo e connetterlo al computer. Bene ragazzi, noi abbiamo già acceso e configurato l'iPhone 6S e diciamo che fra le sue caratteristiche principali troviamo sicuramente il Touch ID di seconda generazione, davvero molto fulmineo, è una delle caratteristiche che mi ha colpito di più, e anche il 3D Touch, eccolo qui, e già che ci siamo andiamo appunto a aprire la fotocamera, che è stata sicuramente molto molto migliorata. Infatti abbiamo un nuovo sensore da 12 megapixel, la possibilità di girare in 4K e quindi queste sono, diciamo, le caratteristiche più importanti che andremo ovviamente a approfondire in una recensione più completa che faremo più avanti. Bene ragazzi, l'unboxing finisce qui, spero di esservi stato utile, che il video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un bel like e iscrivetevi al nostro canale e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!